Buonasera, ben ritrovati ai nostri telespettatori. Questa sera fissiamo le nostre telecamere nello studio di Trentino TV sull'urbanistica. Sull Mi spiego. Le cronache giornalistiche di queste ultime settimane hanno riservato ampio spazio al documento di indirizzo di riforma della legge urbanistica predisposto dall'assessore provinciale Carlo Daldos e che ha iniziato l'iter di confronto per poi approdare ovviamente alla discussione e approvazione conclusiva in Consiglio Provinciale. Non è che si riscrive il piano urbanistico provinciale, che è il punto di riferimento, ma si mette mano ad una rivisitazione della legge che governa gli strumenti e i livelli di pianificazione urbanistica, norme, centri decisionali, ma anche merito. Ciò avviene nel momento nel quale, sempre di più meglio, il modello di sviluppo di questa nostra provincia ha cambiato molto, dal primario al secondario ad una prospettiva di sviluppo ad economia integrata dove agricoltura, turismo, artigianato, terziario, una nuova industrializzazione dovranno convivere per consentire al Trentino del fondo valle e però allo stesso tempo al Trentino delle valli, quindi delle borgate, delle identità locali, di promuovere la crescita senza conflitti e però anche senza pregiudizi. In questo contesto si colloca anche quello che molte volte abbiamo fatto riecheggiare nel corso delle nostre trasmissioni, ovvero il Trentino dei tanti turismi anima e motore del Trentino, dello sviluppo turistico e quindi non è secondario guardare con attenzione e discuterne e dibattere e fissare anche con la nostra trasmissione l'attenzione su questo al nuovo provvedimento legislativo che, ricordavo all'inizio, sta per percorrere la strada del confronto. E ne parliamo ovviamente con dei graditi ospiti autorevoli, partendo proprio. Alla mia destra, dall'assessore provinciale Carlo Daldos, grazie della tua presenza. Accanto a lui, Paride Giammoena, che è il presidente del Consorzio dei Comuni, grazie della tua presenza. E accanto a lui c'è Giorgio Butterini, che è sindaco di Condino. Quindi, accanto a me, alla mia sinistra, Luca Libardi, che è il presidente dell'Associazione Provinciale degli Albergatori, grazie. grazie. E accanto a lui... Anche Giuseppe Scaglione, professor Scaglione, che è docente all'Università di Trento, al Dipartimento di Ingegneria e dell'Ambiente, e io aggiungo anche un apprezzato editorialista di uno dei quotidiani a livello locale. Allora, eh, Assessore Daldos, un passaggio mh, diciamo di riforma significativo. E a questo proposito va anche detta una cosa da subito, teniamo conto che in questa materia, nell'ambito urbanistico, la nostra provincia ha una competenza primaria. Cosa vuol dire? Vuol dire che si può legiferare, questa è una cosa non da poco. E quindi a questo proposito bisogna anche dire che questa nostra provincia è stata anticipatrice a livello nazionale, anche in virtù evidentemente dell'autonomia e io credo che bisogna ricordare che... Ci fu un'intuizione e da lì nasce questo percorso ed una volontà politica che porta il nome dell'allora presidente della provincia, avvocato Bruno Kessler. Siamo nel 1967, secondo piano urbanistico e anche legge urbanistica è quella del 1987-1988 e in tempi, se vogliamo dire a distanza di vent'anni più recenti, 2008, c'è stato il terzo. Eh, piano urbanistico provinciale della terza legge. Oggi si va verso la nuova legge. Allora chiedo all'assessore innanzitutto perché eh, questa nuova legge e se mi è permesso, eh, e poi mi fermo e do la parola all'assessore, prego la regia di mettermi in onda questa scheda che spero possa riassumere il pensiero come l'ho seguito e l'ho letto da parte dell'assessore provinciale e anche per i nostri telespettatori, che riassume sostanzialmente in titoli, eh, sia ben chiaro. Magari fossero sempre così, assessore, le leggi no? molto semplificate. Allora dice, recita, la riforma urbanistica, i principi ispiratori. A. Meno norme e più responsabilità a tutti i livelli. B. Semplificazione delle procedure e maggior chiarezza rispetto a funzioni e strumenti. C. Riqualificazione dell'esistente e minor consumo di suolo. Teniamo presente questo perché ci ritorneremo poi sopra nel corso della trasmissione a proposito anche di turismo. Infine, centralità della qualità del paesaggio e recupero dei valori identitari per la qualità della vita. Assessore Daldos. Sì, credo che la scheda riassuma molto bene quello che sono i principi ispiratori, perché necessità di questa che sarà di fatto una sostituzione dell'attuale legge urbanistica, che si ispira fondamentalmente ai principi del piano urbanistico del 2008 e che vuole mettere al centro di qualsiasi ragionamento il paesaggio, inteso il paesaggio come quell'elemento fondamentale attraverso il quale tutte le attività di tipo economico, ma anche di percezione di tipo sociale che si hanno sul territorio e eh, rimane un aspetto di tipo centrale. Perché la riforma? Perché sostanzialmente si è ritenuto che c'è bisogno di centrare quei quattro principi ispiratori che eh, lei ha detto in maniera più attenta e più adeguata rispetto ai bisogni che oggi il territorio ci richiede. Ce lo richiedono i comuni, ce lo richiedono i professionisti. E ce lo richiede, credo, anche una nuova sensibilità che in un qualche modo um, ci obbliga a, a confrontarci con questi tempi di grande cambiamento e all'interno dei quali e io credo sempre di più si debbano identificare chi fa cosa, dove sono allocate le responsabilità di queste scelte e nel complesso mh, mette lì alcune cose di tipo importante e rilevante, eh, mettendo un principio che metteremo nella legge che eh, dice il suolo è un bene finito e abbiamo la necessità, dopo un, un tempo lungo di eh, utilizzo e di consumo di questo bene finito, di tirare una riga e di mettere la parola fine. E in questo contesto il fatto, eh, perché la legge in questi termini lo prevederà, che eh, preveda una norma specifica di legge che non sarà più possibile per i piani regolatori generali inserire nuove aree residenziali se non strettamente a bisogni puntuali e veramente tali di edilizia abitativa pubblica, eh, credo che sia da questo punto di quella vista. Quella che viene chiamata primaria. Quella che viene chiamata primaria, quindi bisogno primario. <coughs> però anche questo molto, molto limitato, eh, credo che sia un aspetto qualificante per un certo verso molto eh, innovativo che eh, noi pensiamo sia però assolutamente necessario, perché siamo qui anche con il rappresentante della categoria degli abbegatori del turismo, l'urbanistica, la, la gestione del territorio è la base sulla quale si innestano tutte le attività economiche, e in maniera particolare ovviamente quella che fa del paesaggio, che fa del territorio una delle carte vincenti o eh, se invece non ben utilizzata o eh, sciupata, magari un aspetto invece di forte restrizione della capacità anche delle imprese turistiche di essere concorrenziali e di porsi sul mondo sempre più eh, difficile, sempre più concorrenziale anche dell'offerta turistica in maniera vincente. Io credo che questo sia un po' il nocciolo vero con il quale eh, prossimamente il Consiglio Provinciale sarà chiamato a confrontarsi e, eh, ripeto, mettere in norma, eh, vicino a quella del minor consumo del suolo, alcune facilitazioni. Rispetto invece al recupero del edificato, del costruito, perché evidentemente da questo punto di vista è comunque necessario, eh, fra virgolette, agevolare chi invece vorrà eh, recuperare, vorrà investire attraverso il recupero dei volumi esistenti e chissà insomma, quanti, tutti noi sappiamo quanti volumi all'interno dei nostri centri storici sono ormai abbandonati e hanno bisogno in qualche maniera di essere. Rivitalizzati, di essere ripresi anche con qualche facilitazione di ordine eh, normativo. Terza cosa importante e rilevante è che noi dobbiamo passare dalla eh, politica dell'aggiungere, quindi spendendo anche delle risorse pubbliche, a avere anche il coraggio della politica dove è possibile del togliere, di togliere queste presenze incongrue che sul territorio costituiscono un effetto di disturbo che in un qualche modo alle volte eh, inficiano anche la bellezza di un, di un paesaggio con una presenza che eh, rispetto al paesaggio non, non è pertinente, assolutamente incongrua e quindi eh, ci saranno anche delle norme, lo stiamo verificando dal punto di vista giuridico, che in taluni casi obblighino a togliere eh, edifici, edifici cosiddetti eh, incongrui, ma è comunque ci saranno delle facilitazioni perché questo possa avvenire. Per dirla con uno slogan, passare dal mercato delle aree al mercato dei volumi. In questo contesto, magari togliendo dei volumi che oggi sono collocati in un contesto urbanistico non più idoneo e dare però magari la possibilità invece di spostarli o di spalmarli anche su un'area più ampia di un, singolo, di un singolo edificio, ma sempre nell'ottica di un riordino complessivo del nostro, del nostro aspetto urbanistico, delle nostre vallate e del nostro intero Trentino. Io credo che per i prossimi anni questa sarà una delle sfide principali, perché se noi riusciremo a cogliere... Questa che secondo me è per un certo verso una grande opportunità che l'autonomia ci dà di poter decidere e di poter legiferare su una, co su una norma così eh, importante e rilevante come eh, l'urbanistica, io credo che sarà questo uno dei motivi attraverso i quali insomma, riusciremo anche a dimostrare verso l'esterno, verso il resto del Paese, come all'interno di una terra speciale, di una terra eh, autonoma come la nostra, si possano cogliere anche quelle particolarità e quelle capacità di autogoverno eh, e di eh, capacità di mettere a frutto questa appunto possibilità di decidere in maniera autonoma. Se così faremo faremo un servizio al paesaggio, faremo un servizio a tutti noi, ma credo che anche come esempio in termini generali faremo un servizio anche al Paese. Eh, già dalle parole dell'assessore abbiamo compreso e si comprende, credo, come possono. Immagino confermare anche ai nostri telespettatori che parliamo di un passaggio molto importante perché come lui ha citato e poi lo riprenderemo... Presidente Libardi e con gli altri ospiti, il territorio è il centro, no? il nucleo portante, l'anima che eh, caratterizza questo nostro Trentino e fra l'altro mi permetto di aggiungere, Assessore, si può anche dire che no? ci sono limiti, bisogna, si può fare meglio, anzi se si fa una legge è eh, per cercare di fare un passo ulteriormente in avanti, ma insomma, bisogna anche ricordare che via via... In questi decenni sempre di più, insomma, se eh, la tenuta di questo delicato territorio per quanto riguarda la nostra provincia è anche frutto del fatto che una politica può in questo caso intervenire, se vediamo quello che accade anche a livello nazionale in certe circostanze. Eh, ma ti volevo, mh, prima o poi di andare avanti con i miei eh, ospiti, chiedere un'altra cosa, perché ovviamente tu sei anche un assessore che nel contempo, già da qualche tempo, ha messo mano. Visticcio di parole a quella che era la riforma istituzionale della nostra provincia, non secondaria anche quella, eh, quando i cittadini devono affrontare la pubblica amministrazione, no? tri la triangolazione provincia comunità di valle eh, comuni. La legge si inserisce anche in questo, tiene conto anche di questo, chi fa che cosa come dicevi tu? Sì, la legge si inserisce anche in questo. Io ricordo che già nel giugno del 2014 è entrata in vigore una prima parte di riforma della legge urbanistica che riguardava le modalità di approvazione dei piani regolatori generali, anche lì fissando tempi certi, nel massimo 11 mesi, 12 mesi dall'inizio della prima adozione di un piano regolatore generale c'è anche l'obbligo dettato da tempi ben precisi di chiudere anche il percorso di approvazione, anche qui nell'ottica che io quando sono arrivato a ricoprire questo ruolo mi sono trovato piani regolatori che avevano 3, 4, 5 anni di eh, gestazione, e questo credo che non era tollerabile e era doveroso intervenire. Con questa nuova eh, proposta riinterverremo anche sulle modalità e sulle attribuzioni. Di eh, chi fa cosa rispetto ai piani regolatori, al piano eh, urbanistico provinciale e soprattutto ai piani territoriali di comunità. Che quelli sono in capo le comunità di Valle. Che sono in capo alle comunità di Valle. In questo contesto. Le modalità di approvazione dei piani territoriali di comunità erano eh, molto, eh, per un certo verso, difficoltose. Avevano sì, secondo me, eh, l'aspetto positivo di un'ampia partecipazione. Però in realtà, l'abbiamo visto in questi cinque anni, non è che si sia riuscito a produrre eh, molto in termini poi di risultati concreti. Allora, in questo senso, semplificheremo le modalità di approvazione. Andremo in un qualche modo a identificare puntualmente quello che i piani territoriali di comunità dovranno fare, senza eh, lasciare sempre questo ambito di indeterminatezza, nella quale poi alla fine non si riesce a individuare eventualmente anche all'interno della comunità chi non riesce a portare a casa dei risultati perché lo spettro è talmente ampio che si fa fatica a individuarlo. E l'aspetto principale che dovranno avere i piani territoriali di comunità dovranno essere quelli che secondo me è il vero fulcro di un piano urbanistico, che è quello di progettare lo sviluppo di un territorio, progettarlo in termini di individuazione magari di zone a protezione paesaggistica sulle quali nulla si potrà fare, individuare invece magari delle zone già eh, da questo punto di vista urbanizzate all'interno delle quali eventualmente poter fare ancora una qualche parte di intervento e soprattutto sulla base proprio di un ragionamento di eh, peculiarità che quel territorio potrà avere in termini di eh, prospettiva anche di sviluppo attraverso il piano della mobilità e attraverso l'allocazione di eventuali nuovi investimenti che però devono necessariamente essere sovracomunali e necessariamente di sostegno agli operatori del settore, del settore economico, disegnare nell'ambito di una indicazione che il piano urbanistico provinciale ha comunque già dato e che la provincia rinnoverà e, e sosterrà di nuovo con forza, però individuare un modello di sviluppo peculiare, magari per quella singola vallata e in questo eh, riuscire a tracciare un percorso virtuoso attraverso i vari interventi che poi su quel territorio si andranno a, a susseguire. È una sfida, ma credo che. I territori saranno chiamati in futuro a doverla affrontare, penso anche che la possano Ed è anche affrontare. la risposta nella direzione di quel Trentino: no? a, a, a modelli di sviluppo, a, a modelli di sottosviluppo, perché, ovviamente, è chiaro che la Val di Fassa non è l'asta dell'Adige e così discorrendo. Allora, eh, L'assessore devo dire che in maniera efficace a mio avviso ha anche sintetizzato eh, quelli che sono le linee portanti, gli indirizzi e diciamo la volontà politica. Poi dopo esatto. vediamo quello che sarà l'approdo finale. Paride, eh, Giammoina, tu sei a capo del Consorzio dei Comuni, avete già avuto modo di confrontarvi, quindi sì. hai vicino un sindaco, eh, ma puoi esatto. interpretare qual è Bravo, sì. anche il. Eh, il clima e la vostra valutazione senza stare qui adesso a fare dibattiti consigliari. Insomma. Eh, eh, sì, come diceva come dicevi giustamente tu, eh, l'assessore Daldos è passato al Consiglio d'autonomia e ha diciamo così, illustrato quelli che sono i principi cardini su cui diciamo, è strutturata questa eh, riforma diciamo, urbanistica. E allora eh, noi eh, sì, non abbiamo ancora espresso formalmente il parere, però... Senza dubbio, abbiamo condiviso lo spirito ecco, e, e gli obiettivi che, che l'assessore ha cercato di, di, di dare. Ecco. Allora, io penso che eh, come si diceva prima. L'urbanistica, eh, questa scienza diciamo così, eh, è molto importante perché appunto gestisce e controlla il territorio, quindi oltre la città, oltre la campagna, la montagna, quindi c'è eh, necessità di un'urbanistica che abbia dei valori importanti, ma che abbia soprattutto prospettiva e eh, mi pare di poter dire che eh, l'idea eh, che sta portando avanti l'assessore Daldos è, è, ha degli elementi diciamo così, di sostenibilità, quindi non solo economica, come sappiamo è, è fondamentale, ma anche sociale ed ambientale. Quindi eh, in questo momento mi pare insomma, di poter dire che eh, noi comuni e le comunità, perché come si diceva prima all'interno diciamo, di questa riforma c'è anche un ruolo strategico delle comunità e quindi dei territori, dicevamo comuni e comunità condividono gli obiettivi. Quindi chiarimento di compiti e ruoli sì, snellezza delle procedure sì e nello stesso tempo uno strumento che si adegua al cammino di cambiamento dello sviluppo di questo Trentino. Prima di venire ulteriormente alla voce con Giorgio Buterini, un po' delle comunità locali, ma soprattutto di questi modelli su cui voglio chiamare in causa, volevo eh, ovviamente eh, provocare Luca Libardi, il presidente di Bardi. Nel senso che ovviamente è una legge, certamente no? che, che faccia snellezza delle procedure. Eh, è una cosa buona, chi fa che cosa, è una cosa buona per gli amministratori, voi che state all'interno, mi rivolgo soprattutto a voi all'interno delle amministrazioni comunali, ma anche per i cittadini no? che ogni qualvolta si affacciano allo sportello dell'ente pubblico eh, sappiamo quali sono le pene a volte, no? le lungaggini e magari perché si viene portati da un capo all'altro, evidentemente di competenze. Però torniamo anche al merito: è una legge che quando si parla meno suolo, quando si parla di meno espansione, più recuperazione, Dell'esistente, andiamo anche sul terreno, no, Presidente Ribardi. Di quello che è la caratteristica anche del nostro sviluppo turistico. Mi viene da dire, ma sempre per provocare una tua riflessione su questo terreno, che anche da noi eh, bisogna dire che negli ultimi vent'anni, insomma. 25 anni è cambiato il modello di sviluppo turistico da fare di poche località e siamo diventati, mi permettevo sempre, lo ripetiamo spesso al Trentino dei eh, tanti turismi. Eh, C'è stata una fase di crescita che è inutile negarlo. Insomma, qualche forzatura l'ha introdotta, dove forse la quantità eh, ha preso il sopravvento sulla qualità. No? L'epoca di Fassa Laurina, magari. Assessore D'Aldos, tu che sei solandro, insomma, di Marileva, magari delle seconde case, eh, diciamolo, pure, insomma, poi però bisogna anche dire che il modello di sviluppo turistico Presidente Rivardi lungo questi anni del Trentino ha saputo anche un po' rimodellarsi sostanzialmente e ha messo al centro sempre di più il territorio in maniera orizzontale e verticale. Cosa ti pare? Beh, Assolutamente sì. Eh, innanzitutto va sottolineato nuovamente l'urbanistica è in grado di tracciare opportunità e limiti per lo sviluppo economico e sociale di una comunità. E lo è in modo particolare su un territorio molto delicato e complesso come il territorio trentino, per cui apprezzabili tre condizioni che abbiamo visto in apertura del servizio: semplificazione per ciò che riguarda le responsabilità e riduzione del consumo del suolo, dato che lei è comunque una risorsa finita e tra virgolette non rinnovabile è il fatto di mettere il paesaggio al centro, se questo vale in senso lato non v'è dubbio che valga in modo particolare per noi che ci occupiamo di turismo, noi che ci occupiamo di turismo in un contesto come è quello nostro legato alle Dolomiti, alle nostre valli particolari, al landscape molto particolare, beh è ovvio che il paesaggio riveste un ruolo fondamentale, tenendo presente un grande sforzo che dobbiamo riuscire a produrre per il futuro e mi viene in mente una riflessione del professor De Battaglia dove diceva attenzione perché la tra virgolette, la selvaticità del territorio trentino non la si può paragonare con la selvaticità dei territori della Patagonia per fare un esempio nel senso che noi la difficoltà e le difficoltà che incontriamo è quella di riuscire a coniugare in maniera intelligente un patrimonio ambientale e paesaggistico di altissimo pregio con il fatto che il nostro territorio territorio comunque antropizzato, dove i trentini hanno il diritto di vivere, hanno il diritto di vivere trovando anche delle risposte di natura economica al loro vivere in modo particolare sui territori montani e forse su alcuni territori di periferia, per cui lo sforzo che dobbiamo riuscire a produrre va proprio in questo senso. Non vi è dubbio che da parte nostra il fatto di cercare di capire che il paesaggio è un elemento imprescindibile della nostra offerta, al di là di ciò che siamo capaci di fare all'interno delle nostre imprese, ma questa è una presa di coscienza che fa un passo in più rispetto a ciò che succedeva eh, nel passato. E possiamo anche aggiungere no, che eh, qualificare questo territorio, qualificare alcune aree del nostro territorio, io penso ad esempio in questo momento stiamo attraversando ancora per fortuna e magari anche dobbiamo dirlo. Quante volte ci siamo intrattenuti eh, qui fino a, alla vigilia delle festività a parlare di stagione turistica invernale. No? E dicevo, per fortuna, mi pare che, eh, condizionati dai chiaroscuri meteorologici, delle turbulenze economiche, comunque ci siano dei segnali che sono anche, mi pare, sufficientemente incoraggianti. Come ci insegna e mi insegna il presidente Ribardi eh, i bilanci, ma come ci insegnate tutti, No, ce lo diciamo, i bilanci bisogna farli alla fine, però dicevo, se c'è un apprezzamento anche in queste settimane è che noi abbiamo e offriamo dei comprensori dal punto di vista siistico perfettamente organizzati sul piano evidentemente dei distretti siistici destinati a ciò e dall'altra parte questo non è un contrasto col fatto anche di valorizzare quelli che sono le alternative allo sci in quanto tale, ma volevo dire quindi proseguire sulla strada senza conflitti fra una salvaguardia del territorio e anche una sua qualificazione laddove questo credo abbia necessità. Io, penso. Eh, io credo che da parte della nostra categoria c'è stata da sempre una dimostrazione di assoluta responsabilità in questo senso. Se qualche malanno sul territorio trentino è stato fatto ben raramente è imputabile a realizzazioni legate all'ospitalità alberghiera, tolto i due casi che facevi a cui facevi riferimento prima, che peraltro sono stati realizzati da qualcuno che con gli albergatori a suo tempo non aveva nulla a che fare. O oggi se il territorio in molte zone turistiche è stato un territorio sovraccupato, lo si è dovuto soprattutto al fenomeno delle seconde case. La legge Gilmozzi ha dato un taglio significativo, noi sollecitavamo questa presa eh, dato da, da molti anni. E se mi permettete di fare una nota, eh, questo determina anche ad esempio alcune differenze che ci sono tra le performance turistiche dell'Alto Adge e quelle del Trentino. Noi in Trentino abbiamo tre volte e mezzo, credo, le seconde case rispetto all'Alto Adge eh, Credo che oggi il fatto di riqualificare l'esistente e riqualificarlo, stando attenti ai cosiddetti letti freddi, no, sia una presa di coscienza e una presa d'atto che va eh, tenuta in considerazione e apprezzata, professor Scaglione. Eh, abbiamo sentito quanto riecheggia questo riferimento al paesaggio e che è il cuore pulsante, lei motiva, all'interno anche delle linee mh, messe in campo per la nuova legge urbanistica. Io devo dire, seguendoti e seguendo gli scritti eh, che a tal proposito, con grande competenza, tu hai modo di fare spesso, mi pare che è una musica per le tue orecchie. <ride> Cioè piani regolatori e paesaggio inteso quest'ultimo come elemento centrale, si dice, per garantire elevati livelli di qualità della vita. Fra l'altro, se non vado errato, assessore, viene istituzionalizzato l'osservatorio del paesaggio, così come c'è la centralità, lo diceva poc'anzi anche Libardi, del paesaggio e del territorio nell'offerta turistica di destinazione. Cosa ti pare? Eh, dunque, devo dire che ci sono luci ed ombre, e, e, e cioè provo a fare una sintesi cercando di parlare un linguaggio semplice perché eh, non è facile. Eh, ho sentito la parola paesaggio, eh, che come dice un mio amico e collega svizzero, ormai è la parola forse più di moda che esista eh, tra eh, addetti e non addetti ai lavori, però è bene che se ne parli perché vuol dire che c'è stata una presa di coscienza. E ho sentito un termine che è ancora quello che è, a mio avviso è fonte di, eh, del 90% dei guai eh, che sono capitati alle nostre città, ai nostri insediamenti urbani. Cioè noi ancora parliamo di piano regolatore generale. E, è finita a mio avviso una stagione in cui i piani, nella loro accezione, eh, in cui il legislatore, subito dopo il secondo dopoguerra, li aveva immaginati e presentati come strumento di regolazione della crescita delle città, quando le città non erano esistenti o non erano cresciute e dovevano crescere, ad oggi in cui, come faceva rilevare l'assessore, probabilmente le città sono cresciute anche al di là di quelle che erano gli stessi confini dei piani regolatori. E questo, peraltro, come dire, non è una mia né intuizione né illazione, ma è un dato di fatto: dai nostri studi e dalle nostre ricerche risulta che in realtà spesso le città crescono soprattutto al di fuori dei piani varianti, insediamenti diciamo, industriali o fuori da determinate norme che poi attraverso alcuni meccanismi che conosciamo vengono diciamo, resi possibili. Eh, eh, diciamo, da questo punto di vista noi stiamo parlando ancora di una cultura della crescita urbana, edilizia e territoriale che ha, ha finito il suo tempo direi con eh, dieci anni fa. E ancora ne parliamo oggi. Eh, quando io scrivo... Qualche volta polemicamente e mi attiro alle ire di tutti, forse diciamo, faccio anche da parafulmine, ma sono contento di farlo. Scrivo che secondo me bisogna smetterla di parlare anche in termini diciamo, eh, comunicativi di piano regolatore, lo faccio perché secondo me bisogna spostare l'interesse da quella che è una cultura della crescita e dell'espansione ad una cultura della qualità. E questo è il tentativo che cerco di, come dire, tutte le volte, anche con i miei allievi. Noi, eh, io da quando sono qui, da circa otto anni, eh, ai miei ragazzi non ho più parlato di norme. Per me la norma è, eh, diciamo, in un certo qual modo la morte della qualità, perché nella norma si annida sempre l'equivoco e l'equivoco è quello che poi ha generato quello che sappiamo essere in qualche maniera i conflitti e le contraddizioni del costruire contemporaneo, eh, per dirla con una parola molto semplice. Uh, non c'è in questi strumenti, non vedo nella legge che l'assessore ha ereditato, non è sua, lui sta provando a cambiarla coraggiosamente e bisogna dargliene atto anche attraverso lo slendi, snellimento e tagliando come dire, i rami secchi, ma non c'è la parola bellezza. Noi abbiamo smarrito questa, questa, questo che è il DNA dell'Italia. Il Presidente prima parlava del paesaggio come della grande risorsa e questo mi fa piacere infinitamente perché vuol dire che è una parola d'ordine che ormai appartiene anche a chi ha capito che se si deturpa si perdono risorse. Ma la bellezza, eh, come dire, la qualità, e io dico bellezza estetica perché gli ascoltatori probabilmente capiscono di più, eh, è sparita. Come facciamo per reintrodurla in questi strumenti e nei progetti? Ci vogliono incentivi, bisogna battere e tagliare le norme, ci vuole un percorso di cultura della qualità, che manca perché noi ci siamo adeguati e oggi siamo ancora di più vittime di un processo che ci sta uh, uh, costringendo a dire: Se fai la casa certificata, casa clima o LID, sei bravissimo. E poi spesso, io questa cosa la ripeto perché forse è quello che si capisce di più, queste casa clima o questi edifici LID sono degli orrori eh, da un punto di vista architettonico, paesaggistico, urbanistico, però sono certificati. Allora, secondo me bisogna un po' tornare indietro. Ripensare il termine. A mio avviso il piano regolatore rappresenta ancora nell'immaginario collettivo quello strumento che serviva a dire bene: qui si cresce, qui non si cresce, qui si costruisce, qui non si costruisce, oggi si risparmia suolo, domani forse no. Allora credo che ci sia la necessità di fare un cambio, un salto di qualità e un salto di mentalità, cioè bisogna passare oltre anche la semplice nomenclatura e andare a cercare altri elementi che possano introdurre questa nuova cultura dello, dello spazio pubblico, dello spazio collettivo, dello spazio della città. E poi... Voglio sentire ovviamente l'assessore Daldossa, anche se credo che vada detto. Il politico fa la sua parte, il professor Scaglione certo, arriva. Certo, certo, certo. E no, no, mi io... pare che gli indirizzi che sta mettendo in campo. Eh, in questo caso, proprio l'assessore, lo dico da quella che è stata la spiegazione all'inizio: è quella di mettere dentro anche questi passi di novità. Quando lui dice: Voglio superare. La L'acci per abbattere eh, gli ecomostri come li hanno chiamati, questo vuol dire andare verso la bellezza, no? Eh. Sì, però c'è come dire, manca il progetto, <coughs> non il progetto dell'assessore, che c'è cosa sostituiamo al posto del vuoto? Eh, 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 capisco, poi... perché il, le, 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 il mostro di Fuenti è stato abbattuto, adesso c'è eh, diciamo una, un cumulo di macerie che tra un po' saranno spostate. Ma c'è un progetto per riqualificare quel paesaggio? Allora è, è questo che dico io, probabilmente è un problema di strategie e di culture, di una nuova cultura del progetto che a monte deve essere... Prioritaria deve essere la regia di qualsiasi processo di trasformazione, anche dentro una legge. Dentro una legge e poi diffusa come cultura. Esattamente. esattamente. Eh, prima di venire all'assessore Giorgio, eh, per sentire Giorgio Butterini, che è il sindaco di Condino, fra l'altro è presidente del BIM del Chiese, per sentire eh, una tua valutazione. Ma lo dico anche perché. Eh, dobbiamo tenere conto, abbiamo detto che no, la legge è importante, va nella direzione. Semplificare, insisto, eh, snellire le procedure, chiarire chi fa che cosa, eh, mi pare che sia fondamentale, però c'è a monte anche la prospettiva. Viene sempre fuori la prospettiva di sviluppo di questo nostro Trentino insomma, e, e delle comunità che voi amministrate ed è eh, il Trentino un po' a geometria variabile che noi abbiamo. No? Tu sei in una realtà qual è quella del Chiese. Eh, zona di transito fra l'altro verso destinazioni turistiche no? da Campiglio, Pinzolo eccetera rinomate di storia, dall'altra parte eh, una realtà territoriale che cerca di darsi anche, ha cercato in questi anni di darsi una sua identità mi pare. Sì, esattamente. Cioè come ti trovi, cosa ne pensi e cosa auspichi anche? Insomma. Io vorrei sottolineare due aspetti, eh, ricollegandomi alle testimonianze delle autorevoli persone che hanno parlato prima di me. Eh, la prima è innanzitutto mh, una riflessione circa eh, la vocazione del Trentino, ovvero mh, abbiamo parlato di impianto urbanistico, abbiamo parlato di paesaggio, parola sacra. Eh, non parliamo mai di visione, cioè dove vogliamo arrivare, cioè dal punto di vista non solo urbanistico evidentemente, ma anche turistico, il Trentino a che cosa ambisce in uno scacchiere che non può essere solo quello nazionale, ma deve essere anche quello europeo. Io personalmente vedo il Trentino come un piccolo grande puzzle all'interno del quale stanno molte tessere, inevitabilmente diverse tra loro, ma ciascuna di esse deve portare una propria qualità, una propria competitività. Cioè penso al turista che inevitabilmente transita attraverso il chiese per raggiungere Madonna di Campiglio. La mia prerogativa da amministratore pubblico è quella proprio di trasmettere non solo ai colleghi amministratori ma anche ai miei concittadini il tema, la prerogativa della bellezza. Cioè, uno può arrivare a Madonna di Campiglio e eh, assaporare le bellezze eh, naturalistiche che all'interno di questo ambito si ritrovano, ma non può passare attraverso un territorio il cui asse viabilistico principale magari è caratterizzato dalle brutture. Ecco, io penso che. L'impianto urbanistico di questa nuova legge debba anche così contemplare un'esortazione ad una filosofia del vivere il territorio. Evidentemente l'assessore, lo direi in maniera encomiabile, sta facendo la propria parte, però il, il Trentino ha bisogno di fare sistema. Un forte coordinamento della componente urbanistica con quella di Trentino Marketing, per esempio, delle amministrazioni pubbliche in senso lato, delle comunità di valle, oggi chiamate ad un ruolo fondamentale per curare i contorni della singola tessera del puzzle, credo sia imprescindibile. Quindi io evidenzio questi due aspetti, il grande tema della bellezza, ho apprezzato molto l'intervento del professore, e dall'altra parte la necessità di fare sistema a 360 gradi e quindi non ragionando per comparti stagni come spesso purtroppo anche in Trentino ancora oggi accade. Interessante. Assessore? Spunti? <ride> Spunti, sono, mi sono no? arrivati, arrivati eh, molti. Parto un po' da quello che diceva il professor Scaglione rispetto alla, alla qualità e anche diciamo, a un'evoluzione di quello che è stata l'urbanistica dagli anni 50, 48 in poi, da quando si è cominciato a parlare di, eh, di urbanistica. Non c'è ombra di dubbio che la qualità resta comunque l'elemento fondamentale sul quale ci si... Dovrà concentrare al di là della norma puntuale o dell'aspetto più prettamente coniugato con l'efficienza anche di tipo energetico dei vari edifici. E da questo punto di vista eh, noi su questo punteremo molto. Non è ancora uscito, stiamo scrivendo. Delle cose e saremmo anche contenti se lei ci desse un indirizzo, visto che all'interno di questo percorso di costruzione di questa nuova legge urbanistica io ho voluto fortemente, eh, seppur faticosamente, anche eh, l'aspetto della partecipazione dei portatori di interesse più specifici, ma anche del singolo cittadino, che possa in una qualche maniera, mh, proprio per questo aspetto culturale che giustamente citava il professor Scaglione essere e sentirsi alla fine il risultato, questa legge, di un processo nel quale ci si possa riconoscere il più possibile, in termini di sensibilità e anche in termini di aver portato delle osservazioni e proprio mattoncino per costruire questo nuovo modo di intendere, intendere eh, l'urbanistica. E la qualità si coniuga secondo me con un altro concetto che è quello della responsabilità. Sempre di più l'ufficio anche nostro della, della, della provincia non deve diventare, come magari è stato in questi anni, l'ufficio nel quale si fa il quesito se i 10 metri sono 10 e se si interpreta, ma e anche le commissioni eh, del, paesaggistiche delle comunità dovranno assumersi maggiori responsabilità. Quindi, maggior flessibilità, meno norme, come diceva il professor Scaglione, significa però più responsabilità, significa che chi sta all'interno delle commissioni, dal progettista fino a chi poi deve esprimere anche un parere, deve avere anche professionalità, cultura di quello che significa fare urbanistica e fare, e fare paesaggio e capacità anche di eh, dire dei sì, dire dei no o meglio accompagnare sì, in un qualche modo anche un processo che è assolutamente eh, culturale. Io mh, attraverso ad esempio l'istituzionalizzazione dell'osservatorio del paesaggio, paesaggio, al quale eh, noi vorremmo dare anche qualche compito in più di quello che ha oggi, eh, o di quello che ha Step, che è comunque un altro aspetto importante e rilevante che va ulteriormente, ulteriormente rafforzato. Noi eh, dobbiamo anche attraverso questa, questa legge Fare in modo che, eh, prima di tutto, secondo me le strutture pubbliche, perché dobbiamo anche dircelo: qualche intervento infrastrutturale fatto anche dal, dal pubblico, dalla provincia piuttosto che dai comuni, insomma, qualche punto di domanda sulla qualità architettonica ce lo pone. Quindi, prima di tutto, facciamo autocritica a noi, eh, però. I professionisti e soprattutto eh, in un contesto complessivo chi poi deve, eh, fra virgolette, controllare dare in giudizio sugli interventi deve a prendere come riferimento complessivo mh, più la qualità nel suo complesso che il singolo ambito o singolo puntuale. Un'ultima cosa volevo dire su aspetto dei piani regolatori che non devono più essere intesi come quel luogo dove si fa la somma, come si fa e come è previsto oggi dalla legge urbanistica, della quantificazione di quanto volume serviva e se se eh, eh, quanto se ne può aggiungere. Io <ride> mi immagino un piano regolatore e anche un piano di comunità che individui un ambito edificato. Nel quale ambito edificato ci possa essere anche la flessibilità interpretativa di quello che si può costruire e il cosiddetto eh, ambito esterno, territorio aperto, dove invece lì gli interventi dovranno essere motivati, sostanzialmente eh, eccezionali e ridotti e dove lì invece il paesaggio: che convengo, il paesaggio non è la libertà della natura di esprimersi, il paesaggio è la somma della natura che evidentemente ha la sua bellezza intrinseca ma del lavoro, da quello agricolo a quello di conservazione che chi abita sul territorio svolge e che lo plasma e perché noi se andiamo in una vallata dove i prati sono verdi e ben tagliati dove ci sono le coltivazioni ben ordinate percepiamo comunque un senso di bellezza la, eh, il paesaggio invece è lasciato indistintamente nelle nostre valli completamente allo svolgersi della natura, evidentemente è un paesaggio che non ha più che la capacità della diversità, che invece nella diversità compone, compone la bellezza. E in questo senso noi eh, con quest'anno, attraverso il fondo del paesaggio, lo faremo per tre anni, faremo una sperimentazione di intervenire su, in maniera credo anche abbastanza importante e significativa su un tentativo di eh, Riprenderci, insomma, un po' di paesaggio anche all'interno delle nostre vallate. Che il bosco, che ormai sta scendendo in maniera sempre più importante verso il, il fondo valle, di riprendercelo, di ritrasformarlo in prati, come erano magari 20 o 30 anni fa. E unire anche questo simbolo e fare in modo però che poi ci sia l'aspetto economico che li mantenga, quindi il contadino che li sfalcia, perché ovviamente bisogna anche avere l'attenzione di spendere dei fondi perché in un qualche modo poi eh, vengano anche mantenuti. È un intervento credo eh, importante, anche questo lo faremo in maniera, ripeto, significativa su due o tre località del, del Trentino e se funzionano, come io credo e spero che funzionino, poi per renderlo molto più eh, diffuso. Proprio per questo concetto che il paesaggio è figlio anche dell'attività dell'uomo che sul territorio ci vive. Eh, quello che diceva anche prima. Um, il sindaco Butterini, rispetto proprio alla percezione che tu devi avere, quindi la legge se aiuterà a fare sempre di più anche un disegno complessivo, ordinato di sistema del nostro territorio: la percezione quando tu ti affacci dentro il nostro Trentino, no? venendo dalla Lombardia o venendo dal Veneto, come vuoi, insomma, da nord e da sud, da est e da ovest, è proprio quello di poter sentire, vedere che c'è. Un'identità, se posso dire anche urbanistica, perché qualche volta su questo magari è proprio la nostra differenza, se posso dire, anche rispetto a qualche mh, vicino eh, territorio eh, confinante, e che dà la sensazione di quale è l'identità, torno a dire, di questo territorio, anche turisticamente parlando. Sì, e mi viene in mente una riflessione a seguito di ciò che diceva il sindaco. Eh, se noi guardiamo molte vie di comunicazione in Italia, di grandi vie di comunicazione, e in modo particolare gli assi autostradali, vedono una presenza molto massiccia a bordo degli assi autostradali eh, di costruzioni di varia natura, ma in modo particolare di agglomerati di carattere industriale. Se noi guardiamo ciò che hanno fatto all'estero, nelle zone di pregio turistico, questo non avviene assolutamente. Il fatto di eh, riservare aree a quel tipo di destinazione, che ovviamente ci vogliono, ma mai vengono compromessi... Zone ad alto valore paesaggistico e ambientale, mettendo lungo l'asse autostradale tutta questa serie di costruzioni. Questo lo leggiamo anche fuori dall'asse autostradale in Trentino. Non voglio citare esempi per non eh, sollecitare come dire, la sensibilità di alcuno. Ma tante zone in Trentino oggi sono state rovinate, ad esempio, con le aree artigianali, posizionandole in zone di assoluto pregio e che eh, hanno vanificato. E la qualità del paesaggio. I prati, lo diceva prima molto bene l'assessore, oggi i prati in Alto Adige sono l'elemento distintivo del paesaggio alto-tesino. Qua, zone dove c'era abbondanza di pascolo, sono state compromesse in maniera significativa. E oggi c'è bisogno di pensarci a questo aspetto. L'altra cosa, lo diceva l'assessore, c'è bisogno ogni tanto di togliere qualcosa, siamo andati avanti troppi anni ad aggiungere no? credo che la prima scuola d'urbanistica che ha iniziato a pensare di togliere sia stata la scuola spagnola, se vado, vado a memoria no? dobbiamo avere questo coraggio fino a qualche anno fa dire di togliere qualcosa era quasi come eh, dire un'eresia, invece io credo che non solo gli ecomostri come citavate voi prima, ma anche togliere qualcos'altro che magari non è un ecomostro per far spazio magari a Prati in un caso ma a una piazza ad esempio nell'altro Scaglione sì. e poi paride. Sì, no, sentire. prendo spunto da questo proprio per, per dire, provo ad articolarle se ci riesco con chiarezza. Eh, parlavo prima del progetto della demolizione. Quando io laureo i, i nostri allievi, eh, tra me e me con amarezza viene eh, questo pensiero. Ecco, abbiamo fatto altri dieci disoccupati. Perché eh, il dramma è quello che. Eh, come dice l'assessore, dal suo punto di vista, ma anche l'opinione pubblica, eh, anche come dire, illustri rappresentanti del mondo culturale e, e, e della società, eh, bisogna smetterla di consumare. Ma questi ragazzi cosa fanno domani? Se noi abbiamo consumato, perché loro devono avere come dire, eh, questa penalità così grave di non poter esprimersi? Allora il problema è che bisogna inventare nuove occasioni e le nuove occasioni, a mio avviso, sono proprio quelle di. Demolire oltre, ma la parola demolizione significa eh, anche nel valore simbolico, non necessariamente andare col piccone, eh, demolire significa ripensare grandissima parte di quello che abbiamo costruito, che è stato fatto male. Allora, a mio avviso prima di tutto, prima ancora che i centri storici, che stanno bene. Mi rassicuro, assessore, i centri storici del Trentino rispetto a quello di altre realtà stanno benissimo, godono di ottima salute, probabilmente sono un po' abbandonati o nel senso manca qualche abitante, ma diciamo che da un punto di vista edilizio e tettonico sono messe in ottime condizioni. Quello che sta malissimo è tutto quello che è stato costruito dagli anni 50 in poi e soprattutto il connettivo. Il connettivo significa nelle zone di nuova espansione, perché così si chiamavano nei piani regolatori, non ci sono piazze, non ci sono luoghi collettivi, perché oggi, stasera, io dico al mio amico e collega, vediamoci a Piazza Duomo, non gli dico, vediamoci al torrione, eh, chiedo scusa, alla, 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 al centro eh, qui eh, nella periferia nord o nella periferia sud, perché sono luoghi poco accoglienti. I parchi eh, sono come dire, un elemento puntuale che sono frutto di questa eh, diciamo, idea che bisognava con gli standard compensare il costruito con il verde. I parchi non sono frutto di una logica di progetto che è destinata alla costruzione di un paesaggio naturale dentro la città. E potrei continuare. Allora io credo che il segnale che noi possiamo dare alle nuove generazioni... E nel ripensare le case anche da un punto di vista energetico, oltre che urbanistico, noi possiamo, ce lo insegnano esperienze interessanti fuori dal nostro contesto, ma anche vicino in Alto Adige, eh, possiamo reintrodurre anche il tema della bellezza, cioè l'edificio riqualificato energeticamente, è un edificio che attraverso un sistema di pelli, oggi la tecnologia fa cose straordinarie, può diventare finalmente anche, come dire... Reagisce con il suo contesto può essere un edificio bello. Quindi, credo che i temi siano proprio quelli di introdurre nuove opportunità per le professioni che altrimenti, hanno finito, si dovranno accontentare di fare certificazioni, qualche ristrutturazione interna o qualche direzione lavori ma il progetto vero dei prossimi anni la sfida vera è ridare senso a quello che abbiamo mal costruito in oltre 70-80 anni eh, e quel... che sappiamo essere lo vediamo tutti voglio dire non serve l'occhio esperto dell'urbanista ma il cittadino che attraversa la periferia o qualsiasi parte di eh, nuova urbanizzazione lo diceva se, anche l'assessore so. no, no, al a, quale ma... ritorno ma Paride cosa ti pare? ma allora è... Prato, tu sei Presidente dei Comuni, ma sei Sindaco in una zona turistica? In <ride> Val di Fieme. Val di Fieme. Ma allora io mh, chiaramente concordo sul, sull'importanza eh, dell'identità, sull'importanza evidentemente del paesaggio, della bellezza e, e, e cerco di dire che tutti questi elementi fanno parte però di, una, come dire, di un elemento culturale. Perché alla fine, eh, cos'è che stiamo cercando di fare? Allora, cos'è emerso? L'esempio dei prati altoatesini che sono tagliati, ma dieci anni fa qualcuno avrebbe mai dato importanza? È una domanda che faccio a un prato tagliato. Secondo me, no. Oggi c'è una, una, una nuova consapevolezza, quindi anche la ricerca della semplicità. Sì, sì. Quindi eh, io non dico che... Anche eh, turisticamente. Ma certo, perché io non dico che dieci anni fa, quando si vedevano i contadini che tagliavano i prati, qualcuno sorrideva. Ma insomma, quasi quasi. No? Allora, mh, il sindaco diceva visione d'insieme. Eh, senza dubbio, mh, io penso che ogni riforma è soprattutto questa che... In mano il legislatore, ma che è una riforma partecipata perché, come diceva prima Carlo, ci sono uh, delle possibilità insomma, no, di, di, di parlare con, con il legislatore, quindi veramente c'è un forum. Insomma, no? quindi, eh, allora, ogni riforma nel bene e nel male è il frutto di quel periodo storico e di chi vive. All'interno di quel periodo, evidentemente. Quindi è un aspetto culturale. Oggi stiamo facendo dei ragionamenti diversi da quelli che la società faceva dieci anni fa. È, chiaro, Quindi, eh... è cambiato il tempo, è cambiato il modello, l'aspettativa no. dal punto di vista anche dello sviluppo e anche dal punto di vista turistico, delle attese. Pensiamo cosa è oggi ribadisco centrale, senza dilungarci il territorio. Eh, assessore. Purtroppo devo sì, dire sì. che noi la riprenderemo questa, questo argomento e chiederò la disponibilità anche con altri ospiti perché io credo, lo vediamo, purtroppo il, il tempo eh, corre velocissimo, ma vediamo quanto eh, io credo che sia utile parlarne. Insomma. Perché non dimentichiamo, Sessore, che il momento partecipativo paride è anche quello con la gente è quello di riuscire, no, non fra gli addetti ai lavori, dico amministratori che poi devono anche adottare eh, queste procedure. Assessore. Sì, io credo che eh, come è stato sottolineato, non c'è dubbio che questo sia un punto di snodo anche per il Trentino, dal punto di vista culturale, dal punto di vista anche delle modalità, ma soprattutto dal punto di vista dell'assumersi delle responsabilità. Perché eh, anche questa modalità un po' innovativa che ho voluto, nel senso che la legge non sia figlia delle segrete stanze del palazzo attraverso le quali insomma, si arriva alla fine del percorso e si eh, elevano le lamentazioni di chi dice di non essere stato ascoltato o di non essere riuscito a incidere significativamente sulle norme. Si è scelta una strada diversa, magari una strada... Ripeto, più difficoltosa, però sicuramente più ambiziosa, che voglio coniugare anche qui, forse in maniera innovativa, l'aspetto dell'autonomia vissuta anche come responsabilità e non più come una responsabilità di altri, ma come una responsabilità diffusa, una responsabilità che deve vedere in ogni singolo cittadino un'assunzione di. Responsabilità di compartecipazione rispetto alle proprie capacità e rispetto, a, evidentemente, alle conoscenze e agli interessi che può e deve rappresentare, ma che attraverso, attraverso questo rafforzi anche in maniera importante e fondamentale questo sentirsi specificità all'interno di questo nostro eh, Stato. Credo che se noi riusciamo a far passare questo messaggio, sia alla fine. Io mi auguro entro, eh, la, entro luglio ad andare in Consiglio provinciale ad approvare questa, questa norma, io credo che avremo fatto un buon servizio al paesaggio, un buon servizio ad una visione nuova dell'urbanistica, ma anche un buon servizio ad una visione. Nuova della nostra autonomia che coniuga la parola autonomia con la parola responsabilità. Perché se noi non riusciamo a far passare questo messaggio trasversale a tutti i cittadini trentini, eh, io credo che qualche difficoltà l'avremo. Se invece riusciamo a far passare questo messaggio, io sono convinto che abbiamo, come dicevi tu all'inizio, tutte le precondizioni per fare bene e per intravedere un futuro radioso. Io penso, una battuta, Giorgio Buccherini. Eh anche tu sei sindaco su un territorio e senti la comunità che ci sia oggi maggiore attenzione, ricettività da parte anche della nostra gente intorno a questi problemi no? a questi argomenti, a queste sfide se possiamo dire così ma io non mi stanco mai di ripeterlo il Trentino eh, accrescerà la propria competitività dal punto di vista turistico soprattutto in riferimento a quei territori virgolette minori nel momento in cui Coloro che li animano, cioè gli abitanti, prenderanno piena consapevolezza di quelle che sono le risorse, spendibili anche in un'ottica evidentemente economica, professionale, remunerativa, che quindi è la condizione eh, eh, necessaria per poter continuare a vivere in Trentino, anche con la serenità che fino ad oggi lo ha caratterizzato. Quindi non posso che essere d'accordo in questo senso. Eh, io devo fermarmi qui, non c'è neanche il tempo di fare nessuna considerazione finale, a parte che non spetta certamente né a me né come conduttore. Voglio ringraziare moltissimo Assessore D'Aldos, augurarti buon lavoro. Grazie a voi. Il eh, Presidente del Consorzio Grazie. dei Comuni Pari De Giammoena il sindaco di Condino Giorgio Butterini, il presidente degli albergatori eh, Luca Libardi. Fra l'altro mi premeva ritoccare un po' l'argomento la delle la strutture volta. ricettive, insomma, che non è secondario rispetto a no? a quello che sarà anche il passaggio di questa legge e rimarcando che ancora una volta in questo lo hai già ricordato in altra circostanza 2015 i nostri albergatori della provincia nella provincia di Trento hanno messo in campo una volontà di investimento non secondaria nella direzione della qualificazione grazie al professor Scaglione per le sue anche provocazioni ma ovviamente per le sue anche riflessioni io credo che abbiamo compreso come si sta discutendo di un passaggio di grande rilievo per la qualità della vita e dello sviluppo di questa nostra provincia e mi pare solo di recuperare una frase che c'era all'interno dei documenti da parte dell'assessore dell Dal Dos che così facendo anche dal punto di vista partecipativo sostanzialmente possiamo riconfermare di poter essere un laboratorio d'avanguardia. Grazie e alla prossima. è meglio essere soli. La maggior parte delle volte conviene stare insieme per crescere, per essere più forti, più sicuri, più preparati o per gioire di più. La felicità è reale solo quando è condivisa insieme. SEA, da vent'anni, è impegnata nella salvaguardia dell'acqua come bene comune e nella gestione sostenibile del ciclo dei rifiuti. SEA rappresenta oggi una realtà leader nel mercato, grazie all'innovazione e alla costante ricerca di soluzioni tecnologiche all'avanguardia. SEA, soluzioni esperte per l'uomo e l'ambiente. Ci sono fatti che raccontano il nostro contributo allo sviluppo della nostra terra. Ci sono segni che raccontano la nostra voglia di innovare, con idee nuove per sfidare il futuro. Ci sono segni che raccontano la voglia di crescere delle imprese e il nostro impegno concreto per sostenerle. Medio credito. Da oltre 50 anni. Promotori di sviluppo. La nostra idea di energia è la stessa che hai in mente tu. 30. Energia senza sorprese. I consorzi BIM del Trentino, vicini al territorio e alla gente. Di sciare in libertà nelle località più belle del Trentino? Schirama Dolomiti Adamello Brenta ti offre la possibilità di scegliere tra 380 km di piste sempre innevate, servite da 150 impianti di risalita in otto diverse stazioni sciistiche. Immergiti nella straordinaria atmosfera delle Dolomiti del Brenta e regalati la magia di sciare in alta quota fino a primavera inoltrata. Schirama Dolomiti Adamello Brenta. La dolce vita sulla neve. Riva del Garda Fiere Congressi. Congressi, eventi, fiere, a carattere nazionale ed internazionale. Uno spazio di condivisione e confronto tutto da scoprire. www.riva del Ricarica è il prodotto multiuso che fa per te. È una carta prepagata ricaricabile, sicura, pratica e tecnologica. Con Ricarica prelevi gratis in tutti gli sportelli convenzionati. Ricarichi il tuo cellulare, acquisti online in completa sicurezza, paghi nei negozi in Italia e all'estero. E grazie alla tecnologia contactless non digiti il pin. Ricarica non è una cosa sola, sono tante. La qualità ha un colore inconfondibile. dai frutti migliori. Agraria Riva del Garda. Preziosi extravergini, vini selezionati e il meglio dei prodotti tipici locali e trentini da gustare nel nuovo punto vendita a corte del tipico. Un mix tra ruralità e raffinatezza. Qualità ai massimi livelli. Scegli i negozi della cooperazione di consumo. Accoglienza, bontà e convenienza dei prodotti. Negozi a misura di famiglie. Ti aspettiamo in cooperativa.